Perché questo specifico cliente aveva bisogno di una connessione a 10 giga anche sui client e non solo nei server o nel data center? Ciao Teschio, bellissimo nome. Ti rispondo per raccontarti un po' cosa abbiamo fatto dal cliente. Sostanzialmente il cliente fa girare un sacco di file super pesanti perché si occupa di stampare riviste, cioè più che di stampare, di fare tutta la parte grafica e di produzione di editoria. Quindi ha delle riviste con svariate pagine, molto colorate, piene di fotografie, piene di contenuti e ovviamente utilizzano l'ultima versione di InDesign, utilizzeranno l'ultima versione di InDesign perché adesso andiamo dai computer vecchi, siamo passati a mettergli tutto di ultimo grido e ultima generazione. Quindi come magari sai o non sai, InDesign funziona bene ma va a prendere un sacco di collegamenti e tutti i collegamenti sono sul QNAP posto nel data center, quindi lo usano come data store ed è collegato con un trunking di porte, quindi con più porte a 10 giga collegate sullo switch, in modo che io riesco ad avere il QNAP disponibile a circa 40 giga, ok? In modo che tutti i Mac Studio o tutti i Mac Pro con l'adattatore Thunderbolt 3 10 giga riescano a fruire di questi dati in una velocità, non dico spaventosa, però effettivamente molto 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 importante. Il QNAP l'abbiamo configurato con il tiering in modo che i file di elaborazione di questo giornale di questo mese sono dati caldi, quindi vengono lasciati scritti sull'SSD ed effettivamente non dico che gli è migliorata ma gli è cambiata la vita. Quindi il motivo per il quale abbiamo scelto di mettere tutto a 10 giga con i Mac di ultima generazione è appunto perché l'InDesign con i vari collegamenti consuma risorse e così sono super 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 contenti. Ciao!